Let's go, bitches. Voglio ringraziarvi a tutti per il supporto alla serie I Segreti dei Bro. Grazie ancora, abbiamo superato i 1000 like in un secondo, sono felicissimo e voglio dirvi che quindi domani farò un altro episodio di questa serie. Voglio dirvi un'altra cosa, che non aspettatevi a questa serie di sapere sempre cose nuove, perché ovviamente state guardando quelli che sono i segreti dei pro e alcuni sono un po', diciamo, spuntanati o comunque rivelati, mentre altri non sono molto chiacchierati o parlati in giro. Quindi potrebbe essere che in un video vedrete meno cose, come in un altro ne vedrete di più e così via. Comunque vi lascio subito al video. Siamo qui con un'altra serie versus, in questo caso sto parlando del CUDA versus il VMP. Questa serie, diciamo, almeno questo titolo me l'avete chiesto in tantissimi perché, come sapete, il VMP e il CUDA sono alcuni degli SMG più usati o comunque più giocati dai giocatori perché sono molto versatili, si possono fare long shot, si può uccidere da corta distanza e così via. E quindi voglio approfondirli e spiegarvi che cosa fanno, cosa uno in più dell'altro, eccetera, eccetera. Sarete voi a decidere qual è il migliore, qual è il migliore secondo il vostro stile di gioco e la mappa e la modalità che giocate. Comunque, prima di iniziare con la spiegazione e andare nel dettaglio con il VMP e il CUDA, voglio dirvi una cosa. Ogni 650 like uploaderò una di queste due nuclear che ho fatto durante il live streaming. Una con il VMP ovviamente e una con il CUDA. Quindi mi raccomando, spolliciate, fatemi vedere se volete vedere queste due nuclear. Nel frattempo gustatevi il gameplay e la spiegazione. Per prima cosa dobbiamo mettere a confronto i caricatori. Il CUDA ha un caricatore da 30 colpi, con un caricatore esteso alla fine di 42 colpi. Il VMP invece parte già con un caricatore molto più capiente di partenza, cioè un caricatore da 40 colpi e un caricatore esteso di addirittura 56 colpi, un pochino più del Weevil. Per quanto riguarda la ricarica sono praticamente quasi identici. Il CUDA ricarica con 1,82 secondi, mentre invece il VMP ricarica con 1,8 secondi. È il più veloce tra gli SMG, ma è praticamente impercettibile. Per quanto riguarda il radio di fuoco, il CUDA ha un radio di 720 colpi al minuto. Non è un radio altissimo, ma è ottimo per il suo danno. Mentre invece il VMP ha un radio di fuoco di 900 colpi al minuto, che è molto simile all'MP7 di Black Ops 2. Per quanto riguarda il danno, il CUDA è molto particolare, ha 4 distanze a cui fa danno. Sto parlando del danno alla distanza corta di 35, poi di 30, poi di 23 e poi 19 per la distanza più lunga. Cosa vuol dire? Che il CUDA ucciderà con 3 colpi fino a una distanza di 5 metri, a una distanza tra i 5 e i 50 metri ucciderà con 4 colpi, mentre invece a una distanza superiore ai 50 metri ucciderà con 6 colpi. Ricordate che canna lunga sul CUDA non è così utile come pensate, poiché aumenta, diciamo, del 25% la distanza minima, cioè quella di 5 metri, portandola a 6,25 metri. Quindi non diventa, diciamo, molto utile canna lunga su quest'arma ed è per questo che vi sconsiglio di usarla. Il VMP invece ha solo 3 distanze a cui fa danno, cioè ha un danno minimo di 30, un danno medio di 23 e un danno massimo, o comunque lungo, di 19. Vorrà dire che ucciderà con 4 colpi fino a una distanza di 12 metri, ed è proprio qui che secondo me è utile utilizzare canna lunga, perché aumenterà in questo caso del 25% la sua portata, portando la distanza di 4 shot kill, cioè 4 colpi per uccidere una persona, fino a 15 metri, che si sente sinceramente. Oltre a questo, la distanza per uccidere con 5 colpi sarà quella da 12 a 25 metri e la distanza per uccidere con 6 colpi in più si arriverà fino a 25 metri a infinito. Queste due armi sono molto simili, hanno un modo diverso di uccidere, un modo diverso per controllare il rinculo, perché cosa vi posso dire? Il CUDA, come avete visto da vicino, è ottimo, può quasi outgunnare un Vesper, è ottimo quindi da distanze ravvicinate, ma allo stesso tempo il VMP ha un'ottima precisione che può essere usato per i long range, specialmente per il suo alto radio di fuoco e comunque la sua grandissima portata. Allo stesso tempo, una cosa che io dico, il VMP non mi piacciono le tacche di mira, infatti le tacche di mira del CUDA secondo me sono perfette e anche un ottimo rinculo molto ma molto facile da controllare e allo stesso tempo quando si spara senza mirare col CUDA si spara veramente tranquillamente, i colpi vanno tutti a segno, le tacchette sono piccole e così via. Il VMP d'altro canto invece ha un rinculo verticale in alto a destra, quindi bisogna saperlo controllare e dà il suo meglio con il calcio. Sicuramente uno degli SMG più veloci a mirare, è uno degli SMG più versatili, anche un'ottima ricarica, ma allo stesso tempo il VMP penso che richieda un pochino più di abilità per essere usata. Io spero vi sia piaciuto questo video versus, vi ricordo di mettere like per poter vedere i video gameplay, ovviamente con un commento o comunque con qualcosa di sottofondo, con la classe overpower, quello che vi piace sapere. Io vi saluto, bitches, sono Power, spero vi sia piaciuto questo video, commentate qui sotto, fatemi sapere, spolliciate, let's go, bitches!